Ragazzi e ragazze, bonjour, bonjour. Sto andando a fare finalmente i capelli, perché praticamente da quando mi sono sposata che non faccio i colpi di sole e non tocco i capelli, quindi ho bisogno proprio di una sistematina. Non li taglio tantissimo perché li sto facendo ricrescere e ovviamente sono già in ritardo. Come al solito sto andando da Goran Wheeler, sapete che lui è l'unico che può toccare i miei capelli ormai, veramente. E ovviamente sono anche in ritardo perché trovare un parcheggio nel centro di Trieste non è affatto facile, ma siamo quasi arrivati. Oggi il tempo è nuvoloso, ma spero regga, perché è tipo un classico che quando vai dal parrucchiere esci e diluvia, diluvia tutto. E a me succede sempre. Comunque siamo quasi arrivati. Questo è il portone. Tuturu, tuturu. Eccolo qua. Ora, eccoci. Oggi tra l'altro è il secondo giorno dopo il filler e le labbra sono praticamente sgonfie. Non ancora del tutto, non si vede benissimo, non ancora del tutto, ma sono quasi praticamente sgonfie, quindi sono contenta. Eccoci, siamo arrivati. Ciao, ciao. Arrivati. E quello che vi stavo dicendo è che oggi cambieremo anche il colore ai capelli. Voglio fare i riflessi rosa, vedremo che cosa ne viene fuori. Stiamo facendo i colpi di sole intanto. Ecco spiegata la mia pettinatura. E nel frattempo mi hanno portato una tisana alle tre mente. Sto aspettando che i colpi di sole facciano effetto. Una mascherina per proteggere gli occhi. Aggiornamento, sono tutto questo casco gigante perché abbiamo fatto gli aminoacidi, quindi mi hanno fatto i colpi di sole, poi li hanno, ho aspettato in posa, li abbiamo risciacquati e adesso mi hanno messo gli aminoacidi, che sono tipo un ristrutturante, insomma, per rinforzare i capelli e nutrirli, e adesso sto aspettando tipo un quarto d'ora, 10-15 minuti che facciano effetto questi aminoacidi. Sono buffissima, sembro un alieno. E questa è l'altra mascotte del salone che è venuta a salutarci. Ciao. Sono soffici. Come mi ha tagliato i capelli, questo è il risultato del colore. Mi ha detto che durerà tipo 2-3 shampoo, poi dipende dal capello, però è una cosa che poi se ne va e rimangono i miei biondi. Sembrano molto molto belli, il colore mi piace molto, ma ovviamente bisogna asciugarli, poi si vede. E quindi adesso li asciugo, facciamo la piega e ho finito. Sono super super contenta. Eccolo il risultato finale, sono super 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 contenta. In realtà appena fatti mi sembravano tipo un po' più arancio, infatti dicevo oddio Goran, sono arancioni. Però lui mi ha spiegato che praticamente, perché io li volevo fare con la base proprio bianca bianca bianca, e lui mi ha detto che se me li faceva, aiuto, una ciglia che mi cade, mi ha detto che non poteva praticamente farmeli così chiari perché altrimenti me li bruciavo, siccome sono già più parecchio rovinati e super sottili, i miei capelli sono strasfigati, e mi ha detto guarda, se te li facevo ancora più chiari si bruciavano, quindi li ha lasciati, non li ha schiariti tantissimo, e quindi rimane il mio biondo e con le mesh appunto rosa, che è proprio il vero rose gold, perché mi ha detto che le foto che gli ho fatto vedere, che mi ero salvata delle foto che avevo visto, erano proprio quasi bianche, però mi ha detto quello non è proprio rose gold, è più tipo un ash gold, invece questo è proprio rose gold perché ci sono i miei capelli dorati ed il rosa. Sono super super contenta, anche se purtroppo se ne andrà con un paio di lavaggi perché è più un tonalizzante che un colore, però sono super 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 contenta e se mi piace tanto lo rifarò. Cosa ne dite? Cosa ne dite? Commentate, che sono davvero curiosa di sapere i vostri commenti. Prima cosa che ho fatto, ho postato una foto su stories e sono andata a vedere i vostri commenti. Comunque adesso la città in realtà è deserta, stranissimo, non c'è nessuno, e adesso vado a fare una cosa strafiga veramente. Voi che mi accompagnate in queste giornate triestine direte cavolo che vita figa che ha Nicole, perché adesso sto andando a fare la spesa e mi sono fatta mandare praticamente la lista da Tomas, quello che manca, perché lui è a casa e in malattia oggi. Ieri ha fatto la terza infiltrazione al ginocchio e quindi oggi deve stare a casa a riposare con il ginocchio
in alto e lui non si guarda per niente, quindi devo sempre sgridare tipo stai sdraiato, metti il ginocchio in alto, metti ghiaccio, e poi mi ascolta, però se no non lo fa. E quindi adesso vado a fare la spesa. Qui ci sono i mercatini di Natale che sono bellissimi. L'unico problema è che ti viene sempre fame quando passi per i mercatini di Natale, perché si va dal salato al dolce, dal salato al dolce, quando ne esci ti viene fame per forza. Forse dovrei evitarli. Ah, e oggi non vi ho fatto vedere l'outfit. Ho questo pellicciotto finto, ovviamente, con sotto la mia giacca in pelle, e poi outfit total black, jeans skinny neri e questa maglia in cotone leggera, perché fa caldo. In realtà tipo ci sono 15 gradi, per me fa caldo, io ero abituata agli inverni olandesi, per me questa è primavera. E sotto invece ho le scarpe da tennis Valentino, quelle con le borchie, e la borsa Saint Laurent rosa. Questo è l'outfit di oggi. Non ci ho pensato nemmeno, ma ho praticamente la borsa in pandan con i capelli. Non posso per a meno di guardarli, sono troppo felice. Ecco, mentre cammino vi faccio vedere le foto che avevo fatto vedere a Goran, c'era questa. E credo che questa sia quella che si avvicina di più al mio colore. Se no c'è questa, però questa mi ha detto che è proprio una tinta. No, questa è chiara, e questa gli avevo fatto vedere, però mi ha detto guarda che se tu li fai così chiari ti bruci i capelli, quindi li abbiamo lasciati di qualche tonalità un po' più scuri, tipo molto più simile al mio colore, però il rosa è lo stesso. E questa invece è la lista della spesa, che come al solito io scrivo metà in italiano, metà in sloveno, a volte c'è pure qualcosa in inglese, e quindi vado a prendere queste due cosine. Ok, questo è quello che ho preso fino ad ora, pomodorini, kiwi, yogurt greco, 0% di grassi, che poi è anche buonissimo, e poi gamberetti, stracchino, e poi ho preso la valeriana, che è l'insalata preferita di Tomas, e poi pane integrale, iringo per Tomas perché è matto per iringo, e latte, Zimil, senza lattosio, senza grassi, praticamente è acqua. Sono tornata a casa da Pupetto, l'ho fatto sdraiare io, non si era sdraiato, non sta attento al ginocchio, Pupetto. So se si sente perché di là c'è la signora che passa l'aspirapolvere, ma sono super contenta perché mi è arrivato questo pacco che avevo ordinato da Diffusione Tessile, che se non lo sapete è l'outlet Max Mara e anche roba Max & Co, ma questo era di Max Mara, ed ho preso questo cappotto in cammello e all'interno la fodera è in seta. È stupendo, ci tengo a precisare che i cammelli vengono spazzolati per prendere il pelo, lo perdono tipo le pecore, non è che li uccidano, e mi sono informata prima di prenderlo e lo adoro, è morbidissimo, super super caldo, non vedevo l'ora che arrivasse, e tra l'altro ne cercavo uno così, volevo proprio questo, e poi mi sono resa conto che ce l'avevano nell'outlet, quindi l'ho pagato tipo meno della metà del prezzo originale di quando era Max Mara, ma credo sia della stagione scorsa, ed è stupendo, voglio usarlo ad Amsterdam quando andiamo su il prossimo mese. E altre cosine che mi sono arrivate è questo pacco della L'Oreal, e c'erano diverse cosine. Allora, la prima è che questo pacchetto bellissimo, ispirato a Paris, e quindi è sicuramente apprezzato, Lost in Paradise, Paris. C'è una palette labbra, poi una palette, credo che questa sia occhi, e poi c'è un beauty case, Lost in Paris, Lost in Paradise, wow, poi noi appena tornati da Parigi, e poi il mascara Paradise. Poi c'è, ah, questo è il beauty case, credo sia lo stesso beauty case, però questo è un kit diverso, e c'è anche il Kajal Paradise e di nuovo il mascara Paradise, molto carini questi packaging, rose gold, molto in tono con i miei capelli oggi, e poi c'è appunto il catalogo della collezione, che è bellissimo, wow, perditi a Parigi, perditi in paradiso, stupendo. E poi c'è quest'altro kit labbra con rossetto e matita labbra trasparente. Queste sono le mie matite labbra preferite perché sono trasparenti, non si rischia di applicarle male, e ti proteggono tutto il bordo labbra in modo che il rossetto non salga. Sono fantastiche. Questo rossetto sembra anche un bellissimo colore, tra l'altro. Poi c'erano tutte queste, questi bigliettini Lost in Paradise. Je ne regrette. Ok, lasciamo stare, ci proviamo un'altra volta. Paris, Paris, questo so dirlo in francese, Paris, magari ho sbagliato anche questo, e voilà, Paradise è Lost in Paradise. E adesso continuo a rispondere alle mail. Ok, sto preparando il pranzo mentre iLife si aggira, e
sto facendo la pasta, ci sono gli spaghetti e ho mescolato due tipi di pasta, sia gli spaghetti normali numero 5 che quelli numero 3. Una gran cavolata, avrei visto che quelli numero 3 saranno scotti perché li ho buttati assieme. Ma vabbè, dettagli, si sa che non sono una cuoca provetta. E poi ci sono i gamberetti, che siccome sono già cotti, io li metto sempre così come stanno, li verso quando la pasta è pronta. Proprio lezioni in cucina con Nicole, come non cucinare. E aiuto. Ok? E praticamente ci verso, una volta che la pasta è pronta, prendo i gamberetti, li butto dentro e poi aggiungo proprio un filo d'olio a crudo così e basta praticamente. Questa è la mia pasta ai gamberetti. Ricette di Nicole, da non imitare. Comunque sono troppo contenta perché ho postato la foto su Instagram del mio nuovo colore e tipo ho ricevuto un sacco di commenti. Anzi, mi dite non dire troppe volte tipo, ok? E ho ricevuto un sacco di commenti, un sacco di like. Cioè, ho messo la foto 20 minuti fa e ha fatto oltre 10.000 like, non ci posso credere. E voi pensate che probabilmente quando qualcuno riceve tanti like e ha comunque un profilo pubblico come il mio, li dia per scontati, ah sì, questo fa... Invece no, io ci rimango ogni volta e vi giuro che non ci posso credere, 10.000 like in 20 minuti è impossibile, impossibile. Quindi vi ringrazio e sono tanto tanto felice che vi piaccia il mio nuovo colore. Vi devo dire che inizialmente mi sembrava troppo arancio, invece adesso lo adoro. Cioè, inizialmente mi sono detto, oddio no, ma è troppo arancio. Però erano le luci del salone, perché a vederlo con la luce naturale qua vicino alla finestra è stupendo, è stupendo. Io voglio farli sempre così. Mi dispiace che poi se ne andrà tra due o tre shampoo, però adesso godiamocelo, evviva. Comunque sì, facciamo il pranzo e poi devo finire di rispondere alle mail, devo caricare un video che però ho già montato ed è già pronto, che sarà il vlog che ho filmato quando ho fatto il filler alle labbra sostanzialmente. E poi quando vedrete questo video probabilmente il video sul filler sarà già online, ero fuori fuoco, ok, adesso ci sono. E sì, non riesco a fare a meno di guardarmi i capelli nel monitor. Questo è quanto. Eccola pronta la nostra pasta, gli spaghetti con i gamberetti. Dobrtek, che significa? Buon appetito. Lezioni di sloveno con patatone e patatina. Io sono la tua patatina. E volevo aggiungere il prezzemolo, tocco così, però non c'è, è finito. Buon appetito. Tanto per farvi notare, mi sento giusto un po' osservata. Cosa c'è, caro Lemmer? Tu lei lì le tue crocchette? Gatto. Chiacchierone! Chiacchierone! Tomáš, quando legge il giornale in sloveno, fa l'accento perfetto sloveno. Vai! Ma ti cambia proprio la voce, sai che roba? Io sono pugliese. No, no, io sono pugliese. C'è svetro brano. Comunque io non leggo così in sloveno, tanto per farvi capire, cioè non ho l'accento così perfetto come Tomáš. Diciamo che lui è più avanti. Basta, diciamo, ti lascio leggere. Diciamo che così non è nessuno qua da noi. Oh! Sono nessuno. Ok, ciao. Siamo ancora a casa, io nel frattempo mi sono messa la mia vestaglia Victoria's Secret che era a lavare, ci ho messo un po' a lavarla perché ho dovuto farla a mano eccetera perché è delicatissima, ma in realtà adesso usciamo, anche Tomáš si è preparato. Nel frattempo, nell'inglese nostro è in the frattemps. Ecco, rendiamoci conto. In the frattemps mi sono messa questa vestaglia, ma sotto sono ancora vestita in realtà, perché adesso usciamo e andiamo dalla nonna di Tomáš a cena. E questo è quanto. Ho rimesso la pomata per le labbra e nel frattempo ho giocato un sacco con lo slime ed ho pensato che devo assolutamente farvi il video, perché vi avevo chiesto su Instagram, mi avete detto in tantissimi, sì, fai il video sugli slime, quindi vi farò il video sulla mia collezione di slime. Ho visto che, allora, a parte che io sono sempre stata una fan appassionata degli slime, anche quando non erano di moda e anche quando non si sapeva che si chiamassero slime. Infatti ho scoperto da poco che si chiamano slime. Prima dicevo, sai quelle cose
Ecco, questo era il mio modo per spiegare gli slime. Ma a parte che io sono sempre stata appassionata ben prima che fossero famosissimi, tant'è che quando ho iniziato a vedere i video su YouTube degli slime non mi sembrava vero, perché non sapevo, cioè pensavo di essere l'unica a cui interessavano gli slime e questo genere di cose, squishy e queste cose così. E poi mi sono resa conto che invece, cioè, siamo un sacco di patiti dello slime. Quindi vi farò vedere assolutamente la mia collezione, ma sappiate che non è così gigantesca come, cioè, ne ho diversi, molto anche mi soddisfano, soddisfacenti, come si dice, però non è una collezione gigantesca come alcune che ho visto, veramente. Ce ne sono alcuni americani che hanno tipo una camera piena di slime, io non sono a quel punto ancora, per ora. Per ora, come si dice per ora nel tuo inglese? Perors. Perors. Ok, let's go. Eccoci qua, siamo venuti dalla nonna di Tomas. E facciamo la pappa, il nostro piatto preferito che ci prepara sempre, il brodo fatto in casa! Sì? Dici, cosa vuoi raccontare? È il brodo, diciamo, di carne questo. È brodo di carne fatto in casa. Sì, fatto in casa. Che è super slurposo. E con la pastina dentro, è buonissimo. Sì, è buonissimo. Il top. E là dietro, non so se lo vedete, ma c'è Brin. Ah, ha detto Brin e si è girato! Ciao Brin! Che ormai è cresciutissimo, l'avevate visto che era piccolo, adesso è grande, grande, sembra un lupo a chiotto. Ciao Brin! Guardate quanto è bello! Bravo Brincek, bravo! Ed è bravissimo perché sa che non deve neanche entrare, quindi sta là e scodinzola. Bravo Brincek! E poi abbiamo la bistecca con le mie patate preferite che prepara la nonna di Tomas, per me, soprattutto. Bistecca un po' più grande al sangue per Tomas, poi c'è l'insalata e la Coca Zero per me sempre. E il pane, Buon appetito. Grazie tanto. Devi spiegare ai nostri amici a casa di che cosa si tratta, vai. Dunque. Questo è un semolino fatto in casa. Sì. Semolino fatto con latte. Fatto con il latte. Specialità della nonna. Wow, Specialità della nonna. Ecco. Sì. Non possiamo inquadrarla, tu non girare la videocamera. Okay. E praticamente noi cosa facciamo? Cosa facciamo? Questo è per... I golosoni si nutrono di questo. Il golosone si nutre di Galak nella... Tutta questa cioccolata a pezzi dentro nel semolino. E poi cosa succede? E poi diventa... Si scioglie e diventa la migliore cosa, crema da mangiare. Oh, però è stata mia l'idea di mangiarla con la Galak. Di solito mettevamo la Milka, di la verità. No. Come no? Io sono sempre per il Galak. Sì, ma non l'hai mai messo nel semolino? Ho messo quello che avevo. Sì, non vuoi dire che è merito mio questa scoperta del Galak. Comunque, volete far felice Tomas... comunque è il mio cioccolato preferito. Esatto, se volete far felice Tomas, gli portate una bella tavoletta di Galak. Grazie. Spedite 50 tavolette all'indirizzo, insomma, sì, l'impressione. E vi dico anche una cosa, altra cosa. Sì. Per Pasqua, sì, che sarà tra parecchi mesi, sì, regalateci proprio un uovo di Galak. Ah, tu stai già pensando a Pasqua? E là là, santo cielo, si porta avanti. Beh, ma già per Natale, dai, ci sarà un pandoro con il Galak, non so, possiamo inventarlo. Sì. Rivestito di Galak, sai che buono. Vabbè, buttiamoci, tuffiamoci. Io parto. Nel semolino, parti. Io lo devo filmare, allora... Cioè, pensavo di prendere qualche pezzettino a testa e Tomas praticamente ha dato a me questi pezzettini e tutto il resto se lo sta prendendo lui. Cioè, notare, no, vai, continua, lancia che ti voglio filmare come li lanci. Ah, tu ti prendi direttamente la pentola? Sì. Ah, grazie, così se voglio ancora un po', ciao. Vai, lancia, hop. Ah, e poi mescola, questa è la tecnica, mescola. Adesso, giusto, anch'io devo mescolare, se no non si scioglie. Per adesso basta? Sì, per adesso cos'hai basta. Lasciato? Tre pezzettini? Tanto sì. Per dire che non l'hai mangiata tutta? Sì. Cioè, notare, si sta sciogliendo, devo assolutamente farvi vedere questa bontà, si sta già sciogliendo. Che buono. Ah, guardalo, allontana la ciotolina e mangia direttamente dalla pentola. Vogliamo l'assaggio. Assaggio. Com'è?
Ottima. Voto 1 a 10. 10 lode. 10. 10, bene, sì, bene. 10 sì. Più. 10 più. 10 più. Anch'io mi ci fiondo adesso. Andiamo. Devo assolutamente far vedere la fine di questa bontà. Ah, fai vedere? L'hai ripulita praticamente, non bisogna neanche metterla in lavastoviglie. Com'era? Super. Super. Anche la mia, devo dire, però le porzioni erano leggermente diverse. Siamo tornati a casuccia nella nostra cameretta, sì! Comunque stavo leggendo i commenti che mi avete lasciato sull'ultimo vlog e sono troppo forti, tipo Gatto Denver, patrimonio dell'umanità. Dopo una giornata indaffarata mi fiondo a vedere sempre i tuoi video, grande Nicole. Il budino me lo lasci? Quello sì. Ah sì? Fa schifo, è scaduto? Cosa? No, ce ne sono ancora 5. Ah ecco, top, cioè io adoro troppo leggere i vostri commenti. No, poi mi fate i complimenti per il filler alle labbra, mi dite che è molto naturale, che mi sta bene, grazie. In realtà sono ancora leggermente gonfie, quindi in realtà devono ancora sgonfiarsi, ma devo tornare anche a farlo, quindi più o meno il risultato finale sarà questo, probabilmente si sgonfia però un po', lo devo rifare perché appunto lo facciamo in due tempi, quindi più o meno il risultato finale sarà questo, anch'io sono molto contenta. Tomas che mangia tutte le merendine, ah, sono morta da ridere, mitico Gatto Denver, siete una coppia super. Mi piace tanto quando fai vedere i tuoi outfit, grazie, ve li farò vedere più spesso allora. Fantastica, adoro i tuoi vlog, grazie, grazie. Sei fantastica, è troppo forte leggere i vostri commenti, io mi perdo delle ore letteralmente e dopo mi rendo conto che ho altre mille cose da fare, tipo in questo momento praticamente. Dovrei mettere a posto le ultime cose e poi dovrei teoricamente iniziare a editare questo video, quindi dovrei salutarvi prima possibile perché domani, in realtà domani mattina, vado a fare l'extension alle ciglia. Poi se riesco passo da Goran, oppure o domani o sabato, e poi, ma non per un trattamento, devo passare solo da loro, e poi nel pomeriggio invece domani voglio filmare assolutamente il video sui miei regali di compleanno, così poi ve lo carico sabato, perché ve l'avevo già promesso e mi rendo conto che sta veramente passando troppo tempo, tra l'altro anch'io non vedrei l'ora di aprire, perché come in tutti i miei video haul, io ho lasciato tutto là per filmarvi il video, però siccome si tratta dei regali di compleanno, allora io il giorno del mio compleanno ovviamente li ho aperti e dopodiché li ho richiusi e lasciati là. A parte il mio autoregalo da Chanel che mi sono fatta ad Amsterdam che non ho proprio aperto, quindi cioè la forza di volontà vi giuro che è tanta, per non aprire una borsa di Chanel e lasciarla là, questo pompon qua che è il mio... Chignon, cioè sembra una di quelle molle con cui giocavamo da piccoli, vi rendete conto? Comunque vabbè, io vaneggio come al solito, comunque è stata davvero dura lasciare tutto lì, tutti i miei regali di compleanno, non aprirli, e finalmente domani vi filmerò il video così poi posso usare tutto, sì! Tra l'altro, sì, no, non voglio anticiparvi niente sul regalo di Chanel, non voglio anticiparvi niente neanche sul regalo di Tomas, che mi piace molto, e vi anticipo però che il regalo di Tomas l'ho indossato a Parigi, ma non si è visto nel vlog perché l'ultimo giorno che siamo stati a Parigi, il giorno che poi siamo ritornati a casa, non ho filmato, quindi non l'avete visto, mi sembra almeno. Forse in qualche foto, non lo so, basta, non do più altri indizi, vi giuro, adesso continuo a leggere i vostri commenti ancora per un po' perché sono troppo forti. Ho avuto una giornata terribile, almeno c'è il vlog di Nicola a tirarmi su, grazie Ilaria Suraci, grazie. Mi dispiace che tu abbia passato una brutta giornata, ma se io nel mio piccolo riesco a tirarti un po' su il morale, mi rende felice questo, ecco, grazie. Ah, amo vedere questo genere di video sul tuo canale, il fatto che ci porti con te durante la giornata e ci fai vedere parte della tua vita mi mette di buon umore. Vorrei vedere più spesso questo genere di video. Mi fa un botto piacere vedere te, Tomas, ma vi adoro, appunto, un bacio, sei bellissima. Grazie! D-Y-A-D-A? Come si legge? Non lo so, Larissa, ti ringrazio tanto, no? Tomas ladro di merendine, no, io adoro. Sì, mi ricordo le merendine, erano con la confezione trasparente, le mangiavo sempre a colazione. Ah, l'effetto firmatore. Che belli i tuoi video, li amo, anch'io vi amo. Niente, ragazzi e ragazze, adesso io davvero vi saluto perché vado a fare la nanna. Anzi, mi metterò a letto, però andrò a editare questo video, come vi dicevo, tra un po', così. Sono contentissima perché questa settimana sono riuscita a caricare un video mercoledì, giovedì, e voglio caricarne uno assolutamente anche domani, che è venerdì, che sarà questo vlog.
e poi uno anche sabato. Fatemi sapere se, perché pensavo, non sono sicura, ma mi piacerebbe provare a fare vlogmas 6 giorni alla settimana, 7 non ce la posso fare, però 6 giorni a settimana a dicembre mi piacerebbe fare il vlogmas. Però fatemi sapere che cosa ne pensate, perché penso che magari 2, 3, a volte 4 video di seguito potrebbero essere vlog, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, se questa cosa potrebbe piacervi oppure no. Non voglio magari annoiarvi con troppi vlog, boh, non lo so, insomma fatemi sapere voi, ecco. Quindi bacio grandissimo e buonanotte. Adesso vediamo se anche Tomas riesce a salutarvi, che si sta facendo la doccia in realtà. Pupetto, oui. Vuoi solo salutare, dire la buonanotte? Buenas noches. Buenas noches, ciao.